Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie, questa, infatti, è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Siate sempre lieti. Conservatevi irreprensibili. Io non sono degno. Vivere nella gioia. Morire nella pace. Vincere l'invidia. Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie, questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Queste parole sono state scritte prima che fosse scritto il Vangelo. Le rivolge Paolo alla sua prima comunità cristiana, la comunità di Tessalonica. Erano cristiani appena usciti dal paganesimo. Erano piantine tenere, appena si reggevano in piedi. E Paolo ha il coraggio di proporre loro la pratica della preghiera continua. Anzi, riflettiamo bene, da dove parte l'Apostolo? Al cristiano appena nato propone subito la testimonianza della gioia. Essere sempre contenti. Ma come si fa? Gli chiedevano. Il segreto è la preghiera continua, risponde Paolo. Pregate ininterrottamente. Come? I Tessalonicesi erano principianti, allora Paolo insegna subito la preghiera dei principianti, la preghiera di ringraziamento. In ogni cosa rendete grazie, ogni azione segnarla con un grazie. Cose tristi e cose liete, prove e consolazioni, difficoltà e gioie. Dire sempre grazie, immergere la propria giornata nella gratitudine a Dio. Questa è la vita di fede per un cristiano. Poi la motivazione, questa è volontà di Dio verso di voi. Non erano monaci quegli espagani. Dio comanda a tutti la gratitudine. Afferma Paolo in Cristo Gesù. Paolo è categorico, lo dovete fare per la forza che viene dall'essere in Gesù, a causa del vostro battesimo, a motivo del vostro inserimento in Cristo. Secondo, tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Arrivare pronti alla venuta del Signore. Arrivare pronti all'incontro con Dio nella morte. Racconta una donna. Camminavo nella vita appoggiandomi al bastone sicuro. Achille, mio marito. La svolta ha avuto inizio quella mattina all'ospedale di Firenze, quando ad Achille fu diagnosticato un tumore al fegato. Non potevo crederci. Signore, dove sei? Dov'è il tuo amore? Perché ti porti via Achille che mi ha insegnato che tu sei amore? Perché lo strappi a me e ai suoi 6 figli? Sono stati mesi di sofferenza tremenda. Una sofferenza resa ancora più acuta all'inizio dalle mie reticenze e finzioni per nascondergli la gravità del male. Finché un giorno, accorgendosi di non migliorare, Achille non mi ha lasciato scampo. Maria, c'è qualcosa che non va? Tu hai il dovere di dirmi che cosa ho. Sono scoppiata in un pianto dirotto, irrefrenabile. Ho un cancro, vero? E tu mi avresti tacciuto la verità.
Ma non sai il bene che posso fare e la testimonianza che posso dare in questo breve periodo che mi rimane? Mi chiamava ogni sera accanto a sé per recitare insieme il Padre nostro. Lui si fermava sempre dopo aver detto: «Sia fatta la tua volontà». E io mi sentivo ogni volta trafiggere e mi ribellavo: «No, non voglio questa volontà. Dov'è il tuo Dio amore?» E lui paziente ripeti con me: «Sia fatta la tua volontà». È impossibile dimenticare il coraggio con cui Achille ha vissuto la sua malattia. Ogni istante, gesto, sguardo sono fissati, incisi nella mia anima, nella mia memoria. La sua fiducia cristallina fino all'ultimo nell'amore di Dio ha fatto dire al parroco durante i funerali: «Non celebro una messa di requiem, ma di gloria». Terzo: «Tu chi sei?» chiedono a Giovanni Battista. Egli confessò e non negò, e confessò: «Io non sono il Cristo. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». In quel momento Giovanni era la persona di successo, tutti lo cercavano, tutti lo seguivano. Aveva tanti discepoli, li avrebbe persi tutti se si fosse fatto da parte. Poteva essere invidioso di questo Gesù, di questo Messia, che avrebbe avuto più successo di lui. Giovanni Battista vince l'invidia, quell'invidia che a volte c'è anche tra noi preti, anche tra le persone più dedicate a Dio. Abbiamo rinunciato a tutto, ma non abbiamo rinunciato a noi stessi, e allora siamo invidiosi gli uni degli altri. Questa invidia che a volte c'è addirittura nelle parrocchie, nei luoghi dove dovremmo essere più fratelli. Non parliamo dei posti di lavoro, non parliamo veramente dei politici, non parliamo delle famiglie. Che cos'è l'invidia? Si soffre per il bene toccato ad un altro. L'altro riesce meglio di me. Non si accetta che ci manchi qualcosa. L'invidia nasce dalla non accettazione della propria fragilità. Ma la fragilità è una benedizione. Ci dice chi sono io. Io sono uno che ha bisogno di Dio. Io sono uno che ha bisogno degli altri. Accettare come dono le proprie fragilità ci rende uomini di Dio, persone di fede, uomini di comunione, lievito di unità. Uomini di Dio. E Dio con persone così fa miracoli. Uomini di comunione. E le persone così sono quelle che fanno la rivoluzione. E allora capisci che cosa diceva Paolo quando scriveva: «E quando sono debole, è allora che sono forte». E vorrei concludere con una bellissima testimonianza del grande patriarca ecumenico Atenagora I di Costantinopoli. La guerra più dura è la guerra contro se stessi. Bisogna arrivare a disarmarsi. Ho perseguito questa guerra per anni ed è stata terribile, ma sono disarmato. Non ho più paura di niente, perché l'amore caccia il timore. Sono disarmato della volontà di avere ragione, di giustificarmi squalificando gli altri. Non sono più sulle difensive, gelosamente abbarbicato alle mie ricchezze. Accolgo e condivido. Non ci tengo particolarmente alle mie idee, ai miei progetti. Se uno me ne presenta di migliori o anche di non migliori ma buoni, accetto senza rammaricarmene. Ho rinunciato al comparativo. Ciò che è buono, vero e reale è sempre per me il migliore. Ecco perché non ho più paura. Quando non si ha più nulla, non si ha più paura. Se ci si disarma, se ci si spossessa,
ci si apre al Dio uomo che fa nuove tutte le cose. Allora Egli cancella il cattivo passato e ci rende un tempo nuovo in cui tutto è possibile.